se siete persone che si impressionano facilmente, beh, allora chiudete immediatamente questo video e lanciate il vostro cellulare il più lontano possibile. Ok, magari no, il cellulare tenetelo, che magari potrebbe servirvi tipo per guardare i miei prossimi video, che vi prometto saranno meno schifosi di questo qui. Ma intanto, per i più coraggiosi, godetevi la visione di questo terrificante e traumatico mio primo giorno in Cambogia. Ragazzi, oggi finalmente si parte per la Cambogia e sono emozionatissima. Guardate un po' come sono bardata, ho zaini praticamente ovunque. Qui ho anche una borsetta. Adesso vado al check-in a lasciare questo zainone, così che almeno possa stare in piedi, perché al momento il mio equilibrio è molto precario. E niente, sono felicissima. Ragazzi, mi trovo già in aereo, ma sinceramente mi vergogno un sacco a bloccare, perché accanto a me ci sono persone sconosciute. Ma vi faccio vedere un po' cosa mi hanno dato. Questa qui è una copertina da usare stanotte, perché dormiremo in aereo. Qui invece c'è tutto un kit per viaggiare, con mascherina, igienizzante che non può mancare, e anche i guanti. Io ho visto che loro hanno le ciabatte, ma io le mie non le ho trovate, non so dove siano finite. Adesso guarderò un bel filmettino. Wow ragazzi, questi aerei sono super tecnologici. Va bene, adesso decido in pace e chiudo la videocamera, perché mi stanno odiando che vloggo. Qui sono tutti super silenziosi. Guardate quanto è grande l'aereo. Va bene, ci rivediamo all'atterraggio. Ciao. Allora, eccoci qua, pronti e carichi con questa musica super trash per andare in Cambogia. Finalmente, dopo 1000 ore di macchina, siamo arrivati al confine della Cambogia, che stiamo attraversando a piedi, combinati così. E là c'è scritto proprio border. Questo attraversamento di confine così a piedi è veramente molto poetico. Rischio di essere uccisa, ma è veramente poetico. One eternity later. Buongiorno ragazzi, da questo bellissimo caffettino in Cambogia, finalmente! Ma sapete dov'è la Cambogia? Cioè, provate a girare il mappamondo, dovrete fare un bel po' di giri prima di trovarlo. Comunque sia, oggi il mio gruppo ha scoperto cos'è una youtuber. Questa entità che pensavano non esistesse, esiste! Fate un saluto! Ciao! Stiamo passeggiando per arrivare ad un mercato tradizionale del pesce e vi faccio vedere un po' in giro, ragazzi. L'atmosfera orientale si sente tutta quanta. Questi mega incroci, tutti questi fili della luce, le scritte, la gente in motorino senza casco, anche in due, in tre, in quattro, un'intera famiglia mi è capitato di vedere. Comunque, fantastico, sono super emozionata. Se anche a voi piace l'idea di scoprire questo nuovo paese, mi raccomando, lasciate un pollicione a questo video. Ma adesso andiamo al mercato del pesce. Sì, di prima mattina, perché qui sono le 7:30 del mattino, in Italia invece tipo 1:30 di notte, sì, ci sono 6 ore di fuso orario in avanti. Questo qui è un tuk-tuk, ovvero un tipico mezzo di trasporto di qui, ne vedremo tantissimi. Ed eccoci arrivati al mercato, con un altro tuk-tuk qui. Oh, guardate quanti frutti strani già. Cosa sono quelli? Che colori, bellissimo. Ragazzi, ma che sono? Guardate le mini bananine, che carine! Il cocco, le bananine, la signora seduta sulle banane. Wow, questo qui è un tipico frutto di qua, credo si chiami durian. E dicono essere bruttissimo. Zenzero o no? Non si è capito. Patate giganti, boh! Banane, bananone, bananine, banane in tutte le salse e cipolle. Aio ragazzi, aio, ovunque lo mettono, mannaggia loro.
Vi giuro che per l'alito che ho da ieri sera posso uccidere un vampiro. Terrificante. Guardate questo cibo chiuso a foglia, non so cosa sia. C'è un belle caramellate strane. Wow, è enorme questo mercato. Pesciolini con moschine annesse. Tutto molto igienico, con quelle ciabatte messe lì accanto. No ragazzi, questa è una visione non adatta a chi si impressiona. Neanche io voglio guardare. È terrificante. Sono rane che si muovono. Ancora vive, poverelle. No, non posso guardare. Che sono ancora vive. Pesci, le anguille che sono. Ok, credo di essermi traumatizzata a vita. Bella meglio. Volete un po' di granchi? Beh, qui ce ne sono a mai finire. Sebastian, ciao. Addio, più che altro. Poverello. Ragazzi, questo mercato non è per i deboli di cuore. Guardate come affilano i coltelli qui sulla pietra. No, bambini, non guardate. Ragazzi, carne macellata qui davanti a noi. Ok, adesso svengo. Ragazzi, guardate, questa qui è carne insaccata, tipo i nostri salumi. Loro hanno queste cosette così. Vedete tutto il grasso che cola? Oh, questi sono wurstel. Cattiveria. No, ma non si può vedere. Le orecchie di maiale. Ok, scusate, questo video non è adatto ai bambini. Super splatter. Non guardatelo. Chiudete tutto. Povero maialino. I polletti col collo tutto stoccato. Beh, d'altronde la carne che noi vediamo bella confezionata al supermercato è fatta così. Cioè, noi siamo abituati a vederla a forma di cotoletta, ma in realtà viene tagliata e sono proprio degli animali poveretti che muoiono per essere mangiati da noi. Brutta cosa. Voglio essere vegetariana. Torniamo al reparto frutta. In realtà devo dire che non volevo pubblicare questo video proprio perché non volevo impressionarvi, ma poi ci ho riflettuto e ho pensato che in realtà noi siamo degli ipocriti, perché anche noi mangiamo la carne. Il prosciutto cos'è se non un povero maialino? E anzi devo dire che il loro modo di fare, per quanto possa sembrare cruento, in realtà è più rispettoso nei confronti degli animali, perché i loro animali vivono felici tutta la loro vita in libertà, sino a quando poi, quando sono adulti, vengono appunto uccisi per essere mangiati solo perché ne hanno bisogno. Mentre noi in Occidente facciamo vivere gli animali in degli allevamenti intensivi, chiusi in gabbie, in condizioni di vita veramente pietose, per produrre tantissima carne che poi si ritrova a marcire al supermercato. Quindi ragazzi, devo ringraziare queste scene cruente che ho visto al mercato, perché in realtà mi hanno ricordato da dove viene il nostro cibo e che dietro la cotoletta di pollo che mangio la sera a cena c'era una vita. E quindi sarò più rispettosa e grata all'animale che ha dato la sua vita per sfamarmi. Va bene, non voglio pensarci più. Ciao!